E se la Puglia è uno stato d'animo, abbiamo parlato qualche minuto fa con Sabrina Pupillo della settimana dell'olio che si tiene a Vieste, che è una appunto delle capitali turistiche del nostro Gargano, non è da meno il resto della nostra Puglia. Questa mattina vogliamo parlare di un progetto per raccontare la Puglia attraverso l'arte. Si chiama The Pugliese. Noi siamo collegati via Skype con Luigi Leonardo Cascella, giovane graphic designer di Barletta e direttore creativo proprio di The Pugliese. Buongiorno Luigi, benvenuto. Buongiorno, grazie, buongiorno a voi. Abbiamo iniziato a vedere le prime immagini di questa rivista immaginaria che si ispira al The New Yorker, che comunque davvero racconta attraverso le opere di grafici e di illustratori la nostra bella Puglia. Come nasce questo progetto? Allora, in realtà il progetto è quasi neonato, mi piace dire, perché è nato nel dicembre del 2022, il 6 dicembre 2022. È nato perché conoscevo il format, ovviamente conoscevo anche le altre riviste immaginarie che popolavano l'Italia e non solo, perché è un progetto diffuso pesantemente anche in Europa. E mi sono detto: proviamoci. In Puglia non c'era ancora nessuno che avesse scelto di perseguire questa strada, l'ho fatto io e fortunatamente i risultati sono arrivati e continuano ad arrivare. Stiamo vedendo appunto Stiamo alcune vedendo appunto copertine che raccontano la nostra meravigliosa Puglia. C'è il The New Yorker, che è la rivista celeberrima americana, poi c'è The Parisianer, The Milaneser, The Calabreser, adesso The Pugliese. Come scegli gli illustratori grafici a cui poi affidi, come potremmo dire, un pezzetto di Puglia? Sono loro che ti propongono che cosa vogliono realizzare, sei tu che lo proponi a loro? Raccontaci proprio concretamente come funziona. In realtà gli artisti creativi hanno carta bianca, estremamente bianca, perché quello che mi limito a fare è suggerire dei soggetti che magari sono un po' più peculiari, che magari non sono ancora stati affrontati all'interno del grande calendario editoriale delle pubblicazioni della rivista. Inizialmente, quando ho iniziato a cercare gli artisti, è servito un grande lavoro di scouting, banalmente sui social, per cercare creativi pugliesi che potessero partecipare al progetto. Adesso l'iniziativa si è espansa a macchia d'olio e in realtà sono gli artisti che mi contattano e mi chiedono se possono illustrare una copertina. Non mi sono mai trovato a dover, per esempio, scartare un progetto, scartare un illustratore perché è un progetto estremamente democratico. Ho piena fiducia nei creativi pugliesi e non, anche perché tutte le copertine non sono realizzate sempre da creativi pugliesi, diciamo però un buon 95% è pugliese. Insomma, facciamo una call con l'artista in questione, gli do un po' di info tecniche, poi l'artista ha davvero carta bianca sulla tecnica, sul soggetto e soprattutto anche sulle tempistiche. Ecco, non ti chiedo perché non sarebbe corretto chiederti qual è il tuo The Pugliese preferito, però ti posso chiedere, se ti va di rispondere, qual è il The Pugliese che secondo te dovrebbe arrivare? Cosa vorresti prossimamente? Quale copertina vorresti? In realtà hai fatto bene a non chiedermi qual è il preferito perché ti direi tutti, perché è ovvio che avendo partecipato al brainstorming, alla creazione anche a livello teorico delle copertine e avendo visto tutto il processo creativo è impossibile per me sceglierne una. La copertina che vorrei vedere, io sono barlettano e sono molto grato alle mie origini e mi piacerebbe prossimamente vedere in copertina un'opera che riprende la disfida di Barletta. Ovviamente ce ne sono tante, probabilmente questa è la più particolare e quella a cui tengo di più.
Beh, allora ti auguriamo che magari qualche giovane o anche non giovane graphic designer all'ascolto possa, come dire, catturare questo tuo desiderio. Luigi, possiamo seguirti sui tuoi social, Instagram e altro, e naturalmente seguire anche The Pugliese, ma se volessimo catturare, cioè avere una di queste copertine a casa, proprio per portare un pezzetto di Puglia, per averla sempre là, è possibile? Sì, da qualche mese sotto indicazione, sotto richiesta sia degli artisti che soprattutto della community di The Pugliese è stato aperto uno shop sul quale sono disponibili le opere sotto forma di poster in tre dimensioni, in A4, in A3 e 50x70 cm. Insomma, la stampa viene on demand, quindi ogni ordine viene raccolto singolarmente, stampato, impacchettato, tra virgolette, spedito, così che ognuno possa avere un pezzetto di Puglia e un pezzetto di The Pugliese a casa sua. Come dire, l'ironia della sorte è la maggior parte delle opere sono state ordinate fuori dalla Puglia e molte volte fuori dall'Italia e fuori anche dall'Europa, ed è anche questo un piccolo orgoglio. Bellissimo segnale. Allora, ricordiamo questo progetto creativo, nato il 6 dicembre del 2022, quindi quest'anno compierà un anno, ma dalle tue parole si evince che ti sta dando davvero grandi soddisfazioni. Poi abbiamo visto alcune immagini, devo dire scelte un po' così, random, a parte un paio che poi ti spiegherò privatamente perché le ho scelte. E comunque grazie, grazie per essere stato con noi. The Pugliese, basta digitare questo su un qualsiasi motore di ricerca e troverete, ecco, vi immergerete davvero in queste opere molto molto belle e creative che hanno il sapore della Puglia. Grazie a Luigi Leonardo Cascella per essere stato con noi questa mattina, grazie di cuore. Grazie a voi per l'opportunità, buona giornata. Ciao, grazie, buon lavoro, andiamo in pubblicità e poi di nuovo insieme, state con noi.